Vogue 2015, giorno 20. L'argomento di oggi è la prima app che controlli ogni giorno. E, togliendo il fatto delle eventuali notifiche per email ricevute o roba del genere, la prima app che controllo ogni giorno, che controllo più volte al giorno e comunque con cui ho il maggior numero di interazioni, sicuramente è Twitter. Io sono molto attivo sul social network Twitter, e, tra l'altro dedicherò sicuramente una puntata del diario di viaggio on the road a questo. Comunque, considerate che ogni volta che qualcuno mi segnala con un tweet che gli è piaciuto un mio video, che succede qualcosa, e vedete che io faccio preferito su quel tweet, significa che ho visto quel tweet di persona, che mi è arrivata la notifica, l'ho aperto, ho visto che tizio, per esempio, gli è piaciuto il mio video e faccio preferito. Non ho la brutta abitudine di utilizzare applicazioni esterne, come fanno alcuni youtuber. Per cui quando io mi piace un video YouTube, per esempio, faccio qualcosa sul mio feed YouTube e finisce su Twitter, vedo che quella persona magari ricondivide o fa un preferito, però lo fa meccanicamente qualsiasi cosa, anche se io provo a interagire con quella persona. Ciao, come stai? Ha preferito il tuo tweet. Sì, vabbè, ma mentre io ho l'abitudine di interagire molto con Twitter, è il social network su cui mi trovo un pochino meglio, è quello che trovo più veloce, più comodo, più affidabile, quindi sicuramente Twitter. E voi, qual è la prima app che controllate ogni giorno? Fatemelo sapere con un commento qua sotto e naturalmente ricordatevi di fare pollice in alto, condividere e di iscrivervi al canale. Io sono Grizzly, questo è Voga, vlog ogni giorno di agosto 2015, noi ci vediamo domani con il prossimo vlog.